glory.com, trovate il link nella descrizione, fateci un salto e buona visione. Ciao a tutti ragazzi, bene, ritornate nel vostro Joker, siamo tornati signori di nuovo su FIFA 17, siamo qua ragazzi con questo draft. Praticamente come state vedendo qui con questa squadra, che ve faccio subito vedere, questo qua è praticamente un quasi 192, dove l'abbiamo fatto in live l'altro giorno e non mi andava di sprecare una squadra simile ragazzi, un qualcosa veramente di assurdo. Dove ho provato a fare di tutto ma non mi viene fuori il 192, paro non viene fuori. Abbiamo anche un Neymar qua come da sostituire ragazzi, quindi potremmo poi andarlo a fare questo cambio. Ma momentaneamente me la vado a giocare con Hazard 98, Messi e Ronaldo. Vediamo un po' come possiamo andare. Signori mi raccomando un bel like, spoilerate subito perché non mi andava di sprecarla questa squadra perché è bellissima. E siamo pronti per andare a prendere, più che altro mi è capitato l'allenatore sbagliatissimo, mi è capitato perché non ci stava un allenatore della Liga Santander o della Premier League, cioè una cagata proprio. E mo vediamo un attimino se riusciamo a portarci più vittorie possibili. Ci siamo ragazzi, vediamo il nostro primo avversario, che squadra ci porta a confronto. Anche lui una bella squadra raga, molto molto buona. Non mi piace tantissimo questo modulo, vi dico la verità, però è una bellissima squadra. Quindi facciamo comunque attenzione con un 88-84. Noi abbiamo una squadra nettamente superiore, però non è mai detto raga, perché anche lui comunque ha un Neymar, ha Coutinho, quindi veramente bella roba. Ok, gli rubiamo subito il pallone. Oddio, che è questo lag? Che è sto lag ragazzi, che il ping era verde? No vabbè, oddio, se è così mi ammazzo se è sto lag, ve lo giuro. Oddio Ronaldo, oddio Ronaldo, madonna mia raga, ma che è sto lag però? Bellissimo per Lionel Messi. Dai Lione, orca miseria, ma perché sta laggando adesso però? Dai Eden, dai Eden Hazard, dai Hazard, dai Hazard, dai Hazard, dopo 3 ore e mezza ha tirato. Ma come si fa? Ma come si fa a giocare così? Guarda che roba! Fallo. Attenzione. Dammi qua, dammi qua. Ci sta, potrebbe essere buono. Ancora Lionel. Gira un po' il pallone! Mamma mia, come gira benissimo! Guardalo Kanté! Porca miseria! Guardalo! E dai! Non ci credo! Guardalo. Guardalo il nostro Hazard. Guarda il nostro Hazard. Guardalo. E guardalo. È bella questa d'azione ragazzi. E questa è bella. Finalmente è entrato sto pallone. Porca miseria. E dai regà, porco Giuda, sono 2 ore e mezza che te sto cercando di purgà. Gran bella azione, Toni Kroos la butta dentro. Ma oddio che è passato. Peccato, guarda. Oh, l'ha presa. L'ha presa. L'ha presa. Non ci credo. Madonna regà, madonna mia. Che cavolo ha preso io nel Messi? Raga, finisce il primo tempo. Guardate che roba. 14-12. Poi non è che dici ho fatto 14-2. 14-12, quello 0-0. E abbiamo fatto solamente un gol. Guarda come andranno a finire sta partita. Bellissima. Mamma mia, ragazzi. Ma che azioni ci siamo costruiti? Che azioni ci siamo costruiti? Cioè, che azioni ci stiamo costruendo? Che azione ci siamo costruita. Bellissima ragazzi, bellissima. E mi sa che qua tra poco forse viene fuori un rage quit. Stai calmo. Stai calmo. La riprende Lionel Messi ragazzi, e va a segnare il 3-0. Madonna che squadra. Bam, riprende il pallone. E questo non può sbagliarlo Toni Kroos, Messi, Cristiano Ronaldo vanno a segnare i gol decisivi di questa partita momentaneamente. Bello. Ancora Hazard. Oh, lo sapevo, infatti stavo cercando di allargarmi il più possibile. Cartellino rosso per loro, al 3-0. Anche vero che ragazzi, se non lo faceva c'era gol sicuro perché me ne stavo andando proprio tranquillamente. Guarda, ci voglio provare. Ci voglio provare. Vai, vai, vai. Vai con una bomba. Ha girato all'ultimo. Di nuovo Eden Hazard. Ah, eccolo qua, olè. Champagne per bring down in control. Mamma mia ragazzi, il giocherino. Guarda qua che golletto pure che vi fa. Spettacolare, lo vede. E voilà. Perfetto così. Che okay. Voilà. E va a segnare il 5-0 ragazzi, con molta nonchalance. Cristiano Ronaldo, anche lui si va a segnare la doppietta personale. Mi sa che l'hanno capito un po' tardi che dovevano quittare, mi sa, eh. E infatti è arrivato il rage quit. Hanno fatto bene forse a capirlo, raga. Forse hanno fatto bene. Prima partita, ragazzi, 20-17. Quelli 2-2 solamente, cioè l'abbiamo massacrati. Anche perché giocavano un 2.
Prima partita, vinta 5-0, mo sicura a palla, la seconda ha perso. Ma guarda, sicuro. Ci siamo, ragazzi, secondo avversario. Oh, 91-92. Già qua, ragazzi, è una squadra che mi può veramente preoccupare. Guarda me quel Carvajal del calo, non mi esce mai, porca, mi sarà uscito una volta nella sua vita. Porca miseria, potevo fare tranquillamente il 192, se non il 193, e non mi è uscito. Bastardo che non sei altro. Comunque, vediamo un po' qua, perché questa, ragazzi, di squadra è molto, molto, molto forte. E partiamo subito. Vediamo un po', ragazzi, se riusciamo a portarci a casa sta bella vittoria, perché sta squadra mi dispiacerebbe buttarla via, veramente. È veramente un peccato. Vai, Lionel. Vai, Lionel. Fatte sta corsetta. Fatte sta corsetta. Fatte sta... Oh! Mamma mia, Cristiano Ronaldo come si libera, ragazzi, e penetra la difesa. Con la prima occasione di Jokerinho va a segnare subito il gol. Lionel Messi gliela mette proprio lì. Ha detto, rimani là che te la metto lì. Perfetta, 1-0. Un attimo. Occhio. Oh, 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 oh! Mamma mia, ragazzi, non servono neanche 4 minuti. Eden Hazard fa lo scattino, si ferma Jokerinho, preme il filtrantino e il tiro al giro di Ronaldo. Gli viene fuori un bel piattone, incredibile. Vai, ragazzi, concentriamoci, è ancora 2-0, dobbiamo farne almeno un'altra 4 per stare tranquilli. Occhio per assieme nel finocchio. Occhio per assieme nel finocchio. Occhio per assieme nel finocchio. Vabbè, una certa... Dai! Ma come rigore? Ma come rigore? Ma che stai a dì? Ma come rigore? Ma come rigore? Io rimango fermo. No, non vale, dai, vaffanculo. Dai, non vale, raga. No, no, sto rigore non l'accetto proprio. Dai, su, lo sapevo che tirava centrale, che ne era buono. Dai, gliel'ha proprio regalato, FIFA. Sei una merda, fatto di. Dai, che buona. E dai, sta bomba va a cagare. E dai, Hazard con sto siluro. Allunghiamo ste distanze. Mazza e bomba al volo, bellissimo. Il vuoto più totale. Quello è partito dalla difesa, è partito. 3-2. Mazza, questo appena entrato Neymar, già segnato. Porca miseria. Vai Fabregas. Vai Fabregas, fate sta corsetta. Vai così per Lionel. Vai così. Vai così e dai, Gesù. Yeah! 4-2, ragazzi. 4-2. Con tutto rispetto per l'avversario, io quando faccio queste cose perché mabio col gioco, che cerca di rompermi le palle, invece no. 4-2, ragazzi. Allunghiamo ancora il distacco. Che partita, oh, strana. Prima 5-0, easy. Questa qua mi deve rompere le palle, che vedo le peggio cose succedono in questa partita. Voglio fare il cambio, voglio fare il cambio. Dai che è nostra questa. Guarda, voglio fare il cambio così alla shue proprio, agli ultimi secondi. Hazard e facciamo entrare il nostro Neymar, vai. Ci sta, anche se tanto non lo posso far uscire perché ho ancora il pallone io, quindi dovrei buttarlo fuori, ma chi se ne frega. Così, per perdere tempo. Ragazzi, che manca pochissimo. Forza e coraggio. Guardate la miseria. Il padrone di casa deve fare un cambio, un altro cambio non ci sarà mai. Però vedi qual è il problema, raga. Quello che vi dico io in questa partita, che perdono la palla, ci mettono una vita a riprenderla. Meno male che so poco forte, porca miseria. E mo la gente... Vaffanculo pra voi. 4-2, ragazzi. Madonna mia, che partitaccia sudata. 5-5, quello 9-6. È stata una partita veramente strana, ragazzi. Precisione di tiri 100%. Comunque l'importante è portarci a casa la seconda vittoria. Signori, che dire, questo appuntamento è terminato. Io spero vi sia piaciuto. Mi raccomando, un bel pollice in su, commentate, condividete qua sotto questo video, condividetelo, commentatelo, fatemi fare. Ma dovete lasciare assolutamente un like. Ci vediamo con il prossimo appuntamento con il vostro Jokerinho. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, al prossimo appuntamento con il vostro Jokerinho. E ciao, signori.